Lucio, mi fido solo di te. Se ci siamo, me lo dici tu. Ci siamo, io la devo anche condividere sul... Ci siamo? Adesso controllo anche io, perché in realtà dopo che ieri mi ha tradita anche Koulibaly non mi fido più di nessuno, francamente. Ok, se Lucio mi dice che ci siamo, io non ho molta connessione, però ci credo. Allora, buongiorno a tutti, questo è il mattino dei tifosi e noi siamo al Rione Traiano, io sono felicissima di essere qui stamattina. Siamo al Caffè Liano, un bar che sta qui da ben 40 anni e che chiaramente stamattina sta leggermente, cioè tutte le persone che sono in questo bar stanno leggermente intossicate, come penso buona parte dei napoletani, perché lo saprete, ieri il Napoli è uscito dalla Coppa Italia riportando una sconfitta abbastanza pesante con il Milan. E in realtà questa sconfitta arriva dopo un pareggio, quello che invece il Napoli ha riportato in campionato. Dopo quel pareggio tutti quanti pensavano che la partita... Perfetto Lucio, pensavano che la partita di Coppa Italia sarebbe stata diversa, in realtà è stata diversa perché invece di pareggiare hanno buscato. Però al di là di questo, quello che ha colpito molto, a parte Piontek che ha fatto il suo esordio con la maglia rossonera con una doppietta, ahimè, al Napoli, beffando i due diciamo pilastri della difesa azzurra, Maximovic e Koulibaly, però a parte questo piccolissimo particolare è stato un Napoli molto 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 rinunciatario, e quindi ci si è fatto insomma un po' una domanda: è crisi, è un'involuzione, che cosa sta succedendo in casa Napoli? Chiaramente noi questa risposta non la possiamo dare, pur perché se la potesse ora diciamo l'avremmo data ieri prima di perdere con il Milan, però Ancelotti sicuramente saprà cosa fare. Tra l'altro noi non è che ci possiamo tanto mettere lì a ragionare, perché sabato il Napoli già torna in campo alle 18 con la Sampdoria di Quagliarella, e ricordiamo a tutti quanti che Quagliarella ha raggiunto il record di Batistuta in Serie A con 11 reti in 11 partite consecutive, potrebbe superarlo, indovinate con chi? Con il Napoli sabato al San Paolo nel suo ex stadio. Quindi chiaramente c'è tutta una situazione di psicodramma che io vado ad affrontare, come vedete, nel modo, come dire, più efficace. E a Napoli il modo diciamo per affrontare qualsiasi tipologia di dramma è il caffè, e quindi io sono venuta qua a Rione Traiano, al Caffè Liano, a prenderlo. Però chiaramente nell'acqua mi sono fatta mettere un po' di Xanax da questa ragazza bellissima che prego Lucio di inquadrare. Allora, tu come ti chiami? Ilaria. Ilaria, io so che tu sei abbastanza intossicata per quello che è accaduto ieri, giusto? Ma secondo te, ora che manco più la Coppa Italia è un obiettivo, veramente se il Napoli non vince l'Europa League si può parlare di stagione fallimentare? Probabilmente sì, capita spesso che il Napoli nel momento in cui deve dimostrare qualcosa, tra virgolette, viene meno, come è capitato sabato con il pareggio, pensavamo che ieri desse qualcosa di più e invece non è andata così. Quello che ti chiedo, secondo te la ripresa, una reazione ci sarà già sabato oppure tu la vedi un po' nera? Io mi auguro con tutto il cuore di sì. Ti chiedo l'ultima cosa e poi ti lascio chiaramente lavorare. Molti hanno addirittura ipotizzato che sulla prestazione non brillante del Napoli né sabato né ieri di persone, come dire, persone fidate, titolarissimi di Ancelotti, come per esempio Allan, possa aver influito in qualche modo il calciomercato. Per esempio Allan, tutti quanti sappiamo che ha ricevuto un'offerta dal Paris Saint-Germain che De Laurentiis non ha accettato, ma Allan l'avrebbe accettata volentieri. Secondo te questo ha in qualche modo influenzato anche la prestazione del calciatore oppure no? Io penso di sì, e anche il fatto che Mertens sia entrato a partita in corso e non dall'inizio. Quindi tu l'avresti messo titolare? Sì. Bene. Allora abbiamo la prima indicazione per Ancelotti per sabato: Mertens dal primo minuto al posto di Milik. Tanto vogliamo dire che Milik ieri si è fatto mettere quello che a Napoli si chiama lo scorno in faccia da un altro polacco, perché Piontek ha fatto una doppietta, tra l'altro il secondo gol è bellissimo e Milik non è riuscito a fare niente. Qui c'è Maurizio, che prego Lucio di inquadrare, che si è trovato qui per puro caso. Vi racconto la storia di Maurizio. Maurizio... Antonio. Allora, aspettate. Antonio, che è lui, giusto? Ok, è un ragazzo molto timido e non vuole essere ripreso. Si è trovato qua semplicemente che sta sostituendo un collega che è ammalato. Ma cosa stai preparando, scusa? Tre aperitivi. Ok,
E quindi questo viola che roba è? Questo qua è uno spritz con la marena. Sì. Poi c'è questo qua con fiori di sambuco. Okay. E questo qua è un aperitivo analcolico. Okay. Quindi questo diciamo è uno che non è un tifoso del Napoli. Dove c'è l'alcol oggi chiaramente c'è sicuramente un tifoso del Napoli. Tra l'altro lo so che tu sei un tifoso del Napoli, perché so che stai anche tu un po' so che stai un po' abbattuto. La domanda che ti voglio fare, secondo te Alan si è fatto influenzare dal calciomercato? Credo di no. Ieri ha giocato volutamente una, cioè nel senso non no. E secondo te invece ha pesato l'assenza di Hamsik? Perché ieri il Napoli non aveva idee? Presto pure tu. Ma questo era un alcolico, che c'è? Succedono i drammi così. Vabbè, no, lui giustamente pensando che è un tifoso del Napoli ha detto magari gli do un po' di alcol. Vabbè, allora noi ti lasciamo lavorare, perché lui è molto timido, non voleva nemmeno parlare. Io continuo a camminare in questo bar fantastico. Scusi, ma lei, prima che prende il caffè, ma lei è un tifoso del Napoli? Sì, sì, abbastanza. Abbastanza in che senso? Cioè, allora, un tifoso soft. Quindi vuol dire. Vedo le partite, le vedo tutto, perché c'ho abbonamento a Sky, vedo tutte le partite. Non peraltro. Ma ieri, non su Sky, ma perché la partita era in Rai, l'ha vista. Sì, sì, l'ho vista. Perciò sta un po', diciamo, che no. No. Cioè, era una condizione. Passata l'ora e mezza, passa tutto. Allora, visto che lei ha questo atteggiamento che tra l'altro è pregevole e invidiabile, di distacco, di sereno distacco, no? Nei confronti di questa partita, ci può spiegare da calciofilo che cosa è successo al Napoli? Si può parlare di involuzione? Sì, sì, penso di sì. Ha giocato male, i giocatori si sono espressi al massimo. Probabilmente sì, qualcuno ha tentato alle sirene della Francia, però penso che vabbè, hanno giocato male più che altro. Una partita può capitare che si gioca male. Quindi secondo lei non è una scia negativa che dura da un po', è soltanto questa partita? Le uniche partite veramente buone che ha giocato il Napoli è stata quella con Paris Saint-Germain e quella con Liverpool. Poi il resto, qualcuno in campionato, poi il resto ha giocato sempre abbastanza dimesso. In maniera non brillante come eravamo abituati magari con il gioco spettacolare di Sarri. Ieri, non so se ha notato, ma l'avrà notato sicuramente, temporaneamente Ancelotti è tornato al 4-3-3. E questo potrebbe essere un segno anche di avvilimento, la mossa della disperazione da parte del mister. È tornato al modulo di Sarri. Può darsi, può darsi. Lei cosa farebbe sabato, per esempio, che abbiamo questa Samp abbastanza temibile? Per non perdere con la Samp, niente, si dovrebbe giocare meglio, nient'altro. Poi non cambierebbe cose fondamentali di formazione? No, 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 non sono espertissimo di moduli, si deve giocare un po' meglio, un po' con più motivazioni, con più voglia di fare, di vincere. Vabbè, allora io le auguro una buona giornata e le auguro un buon caffè, chiaramente, anche se qui noi lo ricordiamo, cioè al Caffè Liano non è che potete prendere solamente il caffè, potete fare anche l'aperitivo, potete mangiare, bere, ubriacarvi, oggi ve lo consiglio perché potrebbe essere un modo per superare. Tu perché ridi, cancio stagnando a ridere? Cioè qual è la ragione della tua ilarità? Era il fatto di come tu ponevi, come pubblicizzavi il locale. Ah, ok, ma più che pubblicizzare non c'è tanto da pubblicizzare, è la verità, no? Perché qua. Tu lo sai meglio di me, quindi automaticamente. Ma tu sei di qua? No, sono venuto appositamente perché sapevo che c'eri tu. Ah, ecco, quindi il Caffè Liano ha fatto, diciamo, un nuovo cliente. Vabbè, dopo prendiamo il caffè e mangiamo pure delle cose, che come vedi la caratteristica, diciamo, di questo bar, che è anche pasticceria, è questo qua, il babà, che come diceva la dottoressa Marisa Lauri. Cosa? Babà, no, questo qua, il babà diceva. Io non me l'ho mai detto questa cosa, quindi accusazione non petita. Scusate. Esatto, allora senti, mi devi dire una cosa, però sei un tifoso del. Non sarà un babà, ma sei un tifoso. Non ne capisco di calcio, però sono. Non sei l'unico, non ti preoccupare. Però sono felicissimo quando il popolo napoletano è felice mentre il Napoli vince. Quindi oggi stai depresso perché siamo tutti quanti poco felici. Vorrei fare qualcosa per il popolo napoletano. Ma lo sai che ieri abbiamo perso, no? Con... Sì, lo so, purtroppo sì. Infatti si vede subito quando il Napoli perde. Cioè, tu da cosa te ne sei accorto? È da quello che hanno messo su Facebook e dalla faccia dei napoletani. Ci vedi, siamo tutti quanti un po', come dire, ammusciati. Eh sì, mi dispiace tanto. Vabbè, speriamo sabato, diciamo, di... Qui c'è un uomo da solo nel suo dolore che non vorrei andare a disturbare, che oggi siamo tutti quanti così. Se venite, Lucia, facciamo vedere, se venite al Caffè Liano c'è anche una fornitura di alcolici per oggi, perché chiaramente ci vuole un pochino oggi per riprendersi da questa batosta. Affoghiamo i dispiaceri nella falanghina. Senti, allora, io...
so che tu, diciamo, avevi voglia di dire una cosa, mi hai detto dopo devo dire una cosa, spero che per colpa tua non verremo tutti querelati, ma vai. No, assolutamente no, la querela non esiste proprio, io ho un'opinione mia personale. Vai. Che sono anni che noi arriviamo sempre, come si dice a Napoli, in ganna per vincere qualcosa, poi ci manca sempre la ciliegina sulla torta, vuoi il mercato di riparazione, vuoi altre cose. Io ho un'opinione personale di De Laurentiis. E diciamola! Personalmente De Laurentiis per me deve andare via, perché non è un imprenditore. Se è vero, non, non è un imprenditore, è un prenditore, perché il fatturato delle aziende di De Laurentiis si basa sull'80% sul Napoli. Lui lucra. Come tutti gli imprenditori è normale che deve avere un torno. Quindi secondo te il problema è quello del mercato? All'ultimo momento e non vinciamo mai niente. L'anno scorso di questi periodi stavamo lottando con la Juve, ora quest'anno siamo fuori dalla Champions. 11 punti in meno, fuori dalla Coppa Italia e ci è rimasta l'Europa League. Secondo te è un obiettivo, ma realisticamente? Ma l'Europa League non è tanto facile come dicono. No, nessuno lo pensa. Assolutamente no, l'Europa League la possiamo anche vincere, però alla fine, il popolo napoletano vuole uno scudetto. Chi è che non vorrebbe uno scudetto? Cioè, lei lo vorrebbe lo scudetto? Il popolo napoletano vuole lo scudetto. Quindi noi alla fine, anche quest'anno lo vinciamo l'anno prossimo. Allora, però al di là adesso diciamo delle considerazioni che pure sono giuste, come dire, rispettabili se non appunto condivisibili in alcuni punti sulla presidenza e quindi sulla società, eccetera, eccetera. Tornando al campo, secondo te c'è un'involuzione o come diceva qualcuno, o come ha detto anche Ancelotti, il Napoli ieri non è stato all'altezza, quindi è stato un episodio, oppure sono un bel po' di partite che il Napoli... Ancelotti non si discute perché è un signor allenatore, però io do un giudizio a fine stagione, io ancora oggi rimpiango Sarri, devo essere sincero, perché il gioco di Sarri è quello che ci ha fatto innamorare. Era quello che invogliava la gente ad andare allo stadio. Io già vedo molto meno persone allo stadio, ma non perché Ancelotti non sia in grado, anzi tutt'altro. C'è una connessione sentimentale che è venuta meno. Ancelotti io darò un giudizio a fine stagione, perché Ancelotti, ti ripeto, non si discute, come è un signor allenatore, è un signor allenatore, ha vinto, sospendi il giudizio, ha vinto dove è andato, ma comunque ha vinto con top player, con top club, con top presidente. Noi qui abbiamo il Napoli che sta diventando un top club, però non teniamo un top presidente, non teniamo... È un anno di transizione, probabilmente. Di transizione, Anna, ma da guarda il gesto, Lucio. Da quanti anni signor... parla di transizione? Vabbè, ma che è facile fare la transizione, però tra l'altro c'era questo signore che io prego, Lucio, però lei mi ha detto, allora facciamo un'intervista di spalle, che anche a lei manca Sarri. Sì, a me. Perché quando lui ha detto manca Sarri, ha detto... Certamente per me manca Sarri. Ma le manca a che livello? Cioè vorrebbe telefonarlo? Come gioco è spettacolare. Ma lo guarda il Chelsea? Sì. No, guarda. No, io sono solo, non gioco nessun canale, sono solo la Rai. Lo dicono però onestamente. Quindi questa sorta di vedere diciamo l'uscita del Napoli dalla Coppa Italia l'ha tenuta perché ha guardato la partita sulla Rai. Ma sabato per esempio mo con la Samp, che comunque mancano pochi giorni, no? Dobbiamo subito tornare in campo e non è che sarà un avversario facile, perché c'è Quagliarella col sangue. No, io ti volevo sapere, in 21 giornate, qual è la formazione tipo di Ancelotti? Non esiste, lui fa molto turnover. Questo volevo sapere, ma allora è venuto qua Napoli per far che ci giocate o per far vincere qualcosa? Questa domanda facciamola anche ai lettori del mattino, visto che non esiste più la formazione diciamo dei titolarissimi, perché Ancelotti giocavamo con un tridente che faceva paura in tutte le parti, si giocavano a memoria. Adesso, Mertens adesso non sappiamo chi lo gioca, Mertens non gioca più. Ancelotti è venuto qua per far vincere qualcosa o per valorizzare il gioco per vendere l'anno prossimo? Facciamo la stessa domanda ai lettori del mattino dei tifosi, del mattino in generale, ma lei però la risposta sua qual è? Qual è la risposta? A questa domanda. Io secondo me è venuto qua solo per volare il giocatore. Benissimo, però io ho visto, quindi diciamo, ho chiaramente un'opinione, tu sei d'accordo su questa opinione? Ancelotti è venuto qua. Grazie, è sempre piacevole vedere. No, non ascoltano noi, perché già mi hanno messaggiato, dice, ma io ti ho visto in diretta. Ecco, allora diciamo in diretta, secondo te Ancelotti è venuto qua per valorizzare i giocatori? Oppure diciamo sta cercando in qualche modo di valorizzare la Roma? Molte persone dicevano che Ancelotti è venuto a svendare, io non credo che sia così, perché comunque fa molto freddo. Ha valorizzato persone come Fabian Ruiz, che io sinceramente non conoscevo, Malquit non lo conoscevo, giocatori che sono da Napoli, sono veramente ragazzi che hanno tanto da dare ancora al calcio. Io ti ripeto, darò un giudizio a fine stagione, perché non mi piace essere... Quindi non può ci ammavere a maggio, insomma. Ci vediamo sopra lo stadio, vengo a festeggiare. Allora... Anche perché ti ripeto, io non vengo allo stadio da anni.
Però se il Napoli vince la qualcosa... È bellica, cioè nel senso mica si può fare in questo modo, scusa. Bisogna sostenere sempre. Avendo dei ragazzi, li porto allo stadio quando posso portare i ragazzi allo stadio, perché poi alla fine non è facile. Allora, con lui, se volete sapere cosa, si parla a maggio. A maggio. Qui c'è una persona con la divisa sociale che nel giorno dopo la sconfitta con il Milan e quindi la... No, prego signora, facciamo come se fosse nel suo bar... Sì, che chiaramente. Quindi il giorno dopo la disfatta lei c'è con i colori sociali, in modo che sia chiaro che si vince o si perde, il Napoli bisogna sostenerlo sempre. Come ti chiami? Enza, sono siciliana con la passione del Napoli. Quindi tu, allora aspetta un attimo, sei siciliana, ti fai Napoli, che ci fai nel Rione Traiano stamattina? Ma io abito qua. Abiti qua, allora attenzione. Quindi diciamo nel regno delle due Sicilie tu hai praticamente detto no al Palermo e sì al Napoli. Certamente, ma anche, quando stavo... sono felicissima. Ma anche quando stavo in Sicilia non ho mai tifato Palermo. Cioè, la mia sono contenti gli amici siciliani. Ma non me ne frega. Quindi... Ma al di là di questo, dimmi non la verità. Non mi sono mai sentita siciliana, se devo essere sincera. Ma quanto tempo sei a Napoli? 3 anni. Con la passione del Napoli da parecchi anni. Vai allo stadio? Qualche volta sì. Allora, mo ti faccio una domanda. Tu adesso, per esempio, sabato andresti allo stadio a sostenere il Napoli dopo questo pareggio in trasferta molto brutto, la sconfitta in Coppa Italia? Sì, perché la fede è fede. O si perde, o si vince, la fede è fede. Cioè, ce la dobbiamo prendere di più con il presidente del Napoli, De Laurentiis. Ecco, quindi oggi... Cosa? Scusi, venga qui e mi sostanzi questa affermazione. È inutile che ci illude, io non vado più allo stadio. Da un anno non vado più allo stadio perché ci stai illudendo, devi comprare i giocatori, è inutile che come hai i giocatori te li vendi e poi stiamo sempre puntati, noi andiamo a vedere solo lo stadio perché senza giocatori non si vince niente. Lui praticamente prende esempio da altre persone, da tipo Torino, Juve, Inter, ci stai facendo dannare, hai fatto venire il cetto fegato. Ecco, allora quindi sono delle patologie epatiche che... Soldini, ti piacciono e spendili. Va bene, quindi chiaramente... Non ti muri, noi siamo lì in me fama. Allora, ritorniamo per un attimo, però ritorniamo un attimino subito al campo. Sabato ci sta la Samp, mo se tu fossi Ancelotti, che cosa faresti per invertire subito la rotta? Tempo non ci sta. Per invertire la... Rispetto a ieri, cosa faresti? Mettere il Amsic capitano in campo. Amsic mette Enzo, sì? e mettere sempre a Koulibaly, perché non è che a Koulibaly può squattita la può difendere, ci servono anche altri giocatori. Okay. E poi te l'ha dimostrato anche il Milan, che quando compri giocatori segnano. Tu non compri niente, tu vuoi solo mangiare. Chiaramente fa riferimento a Piontek, no? Che è il nuovo acquisto del Milan, l'ha spunnata. Ecco, che mi sei severo ma giusto. Grazie mille. Grazie. Grazie. Prego. Ah no, ma scusi, ma lei è d'accordo su quello che diceva il signore? Cioè lei è tifoso del Napoli? Lo ascolta moltissimo. Allora, sabato, visto che non abbiamo molto tempo, bisogna fare la formazione per la Samp che arriva a Napoli. Sta Quagliarella col sangue agli occhi deve superare il record di Batistuta, no? Che non succeda. E lei lo sa benissimo che... Cioè, Piontek ha una doppietta con la maglia in Milan, a chi le la fa al Napoli, quindi non è improbabile che accada questa cosa di Quagliarella, però l'ha fatta per due gravissimi errori della difesa. Esatto, Maximovic e Koulibaly. Allora lei sabato cosa farebbe per invertire subito questa... Io in questo momento penso... Io in questo momento credo che il problema del Napoli sia soprattutto Insigne, perché non è il giocatore di un po' di qualche settimana fa o di qualche mese. Insigne non segna da più di 80 giorni. Circa 33 mesi. Il problema è lui, perché se lei si rivedesse le partite del Napoli si renderebbe conto che tutto partiva da Insigne, insomma lui era l'elemento che faceva la differenza. Ok, quindi è un po'... Lo stesso Mertens non è quello di qualche mese fa. Anche Amsic, diciamo che magari in questi... Amsic c'ha la testa in Cina già da tanto tempo. Ah ecco, quindi lei pensa al mercato, ma secondo lei allora pure Allan c'ha la testa un po'... Anche Allan, perché Allan era convinto che già fosse passato al PSG e dunque lo stanno tenendo così. Quindi lei ha comprato il vino per superare il momento? Sì, ecco, sì. Quanto vino ha comprato? 12 bottiglie. 12 bottiglie per superare l'uscita dalla Coppa Italia. Quindi basteranno probabilmente. Allora quindi chiediamo al Napoli di avere anche, di pensare a queste conseguenze, diciamo, per i tifosi che chiaramente possono subire anche dei tracolli, diciamo, fisici in questi momenti. Va bene. Anche perché non ci aspettavamo, sinceramente. Cioè nessuno si attendeva che in un mese e mezzo ci fosse un crollo del genere.
Soprattutto che dopo la partita, insomma, col Milan, il pareggio, diciamo, di sabato, ma poi ci sarebbe. Spaventa di più Ancelotti, che fa delle dichiarazioni dicendo che in effetti ci siamo già garantiti l'anno prossimo la Coppa. Ah, ma pensavo che era per me che ero curta. Ci siamo già garantiti l'anno prossimo la Coppa Campioni e che la Coppa Italia non lascia. Tanto che noi siamo tallonati, comunque dietro. Siamo sulla Roma 15 punti, dunque sono più che. Però tutto questo, e poi dice delle cose che non esistono, che la Coppa Italia valeva poco e c'è l'UEFA. Cioè è come se anche lui, in un certo qual senso, non è l'Ancelotti anche lui che credeva molto. Io lo vedo anche un lui po demotivato, un po' demotivato. Demotivato sicuramente, sì. Quindi sabato la cosa che farebbe lei non metterebbe in. Io credo che lui abbia bisogno di periodo di riposo, perché io non lo anche fisicamente. Ma sta riposando, penso, parecchio in campo, no? Vabbè, ma è un conto riposarsi giocando male, è un conto riposarsi. Quindi lei non lo farebbe giocare. Troverei delle soluzioni alternative, perché oggi come oggi non è più l'elemento trainante del Napoli, come la vedo io. Vabbè, allora ringrazio lei, quindi 12 bottiglie di Aglianico è il risultato, diciamo, di questa partita. Speriamo che con questo esauriamo la scorta. Esatto, perché diciamo, non è che uno si può, ecco, la aiutiamo logisticamente, non è che uno si può fare il fegato amaro, diciamo, per questa cosa qua, quindi Enza, noi chiaramente è sempre appunto lei che ha la divisa sociale, ma tu vuoi mangiare qualcosa per riprenderti da questa? No, perché devi sapere che qua fanno tutto loro, questa è la produzione, vieni spesso qua, quindi tu già conosci la produzione. Sì, sì, è un ottimo bar. Ecco, allora, tra l'altro tu li conosci i proprietari? Sì. Adesso vi porto, e fai di chi è il proprietario? Indicamelo. Benissimo. Allora, io sono qui con loro che sono appunto i due proprietari di questo bellissimo bar. Tra l'altro vi faccio vedere che cosa c'è qua. C'è una parata di tazzine che è veramente una cosa fantastica. Io non l'ho mai vista da nessuna parte, però questa è la prima volta e sono felice di vederla qua al Rione Traiano. Allora, ragazzi, metto in mezzo a voi, perché c'ho i tacchi, approfitto che è un'ipotesi, cioè è una cosa che non avviene molto spesso, ma comunque è una figura perché sono comunque bassa. Allora, tu come ti chiami? Luciano. Tu? Giancarlo. Allora ragazzi, innanzitutto non facite così, perché verrà il passerale, senso sabato già si torna in campo e perché vedo un po'. Allora, tu cosa ci vuoi dire su come ti senti oggi? Vabbè, un po' deluso dalla prestazione. Si vede che comunque mi ha appoggio. Però voglio dire, alla fine comunque siamo in competizione per il secondo posto, che era l'obiettivo, con la Juventus che sta andando così forte, l'obiettivo secondo posto è già assai per il momento. Per la Coppa Italia doveva comunque non rischiare così con la formazione, mettere la formazione un po' più decente, perché comunque ci è rimasta la Coppa Italia. Dato che è un obiettivo, forse mettere i titolarissimi. Era giusto queste due parti della competizione, Coppa Italia e Europa League, di mettere, concentrare comunque la formazione ideale proprio per questa... Non ti è piaciuto? Vabbè, diciamo che ieri veramente pochissimi giocatori hanno raggiunto la sufficienza, però chi è che proprio non ti è piaciuto per niente? Insigne, quindi siamo il malcontento nei confronti del capitano in pectore del Napoli aumenta. Sì, assolutamente. Qual è il problema? Eppure sembrava che Ancelotti avesse trovato una collocazione, diciamo, feconda. Ma si è un po' perso. Cioè non riesce più a superare l'avversario, ad essere determinante nel passaggio decisivo, si è un po' perso, non so, mo è un fatto, insomma, legato a un fatto di ruolo nuovo in squadra oppure effettivamente fuori forma, qualcosa c'ha. Tu per esempio mo sabato che abbiamo la Samp, cosa faresti? Cioè se tu fossi Ancelotti, no? E oggi ti trovi, allora innanzitutto abbiamo questo, tu hai detto che parlava a Maggi, scusa, allora diciamo, dopo. E basta. Scusatemi, è solo l'effetto della sconfitta con Milano. Dunque, sabato c'è la Samp al Napoli, quindi un avversario molto temibile, tu sei nei panni di Ancelotti che oggi si trova a Castelvolturno a gestire anche, diciamo, un po' il dramma del giorno dopo, cosa faresti in vista di sabato? Vabbè, per un riscatto immediato. Mettere la migliore formazione e creare comunque. Dimmela, qual è questa formazione? Partiamo da portiere, chi mettiamo? Vabbè, Meret, per me Meret, assolutamente. Malquit va bene. Quindi sai, Orua. Orua. Ma lei con Paris Saint-Germain, no, vabbè. No, vabbè. Poi sulla destra, chi sta sulla destra? A destra abbiamo messo Malquit, a sinistra Mario Rui o Goulam? Goulam. Ok, al centro chi mettiamo? Koulibaly e Albiol. Perfetto. Allan, okay. Ruiz, okay. Poi Caleon, okay. Milik. Ok, quindi praticamente non mi hai detto che al centrocampo in regia vuoi il capitano.
infatti non... Non lo vuoi, non è che abbiamo capito male, cioè Amsic... È la mia opinione questa qua. No, no, per amore di Dio, quindi lo diciamo, però quindi è, c'è bisogno di qualcun altro, che manca uno e che stiamo giocando col 4-4-2. Esatto, al limite comunque mettere Mertens a caduare a Milik. Ok, quindi Milik e Mertens e non giocare, vabbè, manca un centrocampista, però giorno dopo la sconfitta a Milan ci sta comunque che uno dice a Monport voglio qualcuno mancando, va bene, potrebbe essere comunque una soluzione innovativa. Tu invece sabato cosa faresti? Sicuramente farei giocare ancora Insigne, anche perché secondo me... Tu insisteresti? Sì, perché secondo me è un momento di calo psicofisico che ha avuto Insigne, ha dimostrato nel ruolo nuovo insomma di essere abbastanza portato e non gli butterei una croce addosso sinceramente Insigne. Quindi continueresti con Insigne e Milik o metteresti Mertens? No, Insigne e Milik. Insigne e Milik. E invece tu lo vorresti in regia il capitano oppure no? Se sta bene, visto che viene dall'infortunio, quindi... Pare che stia bene, cioè fisicamente non ha nessun problema, è una scelta tra virgolette tecnica. Scusa, solo un cruccio, magari si parla di nuovo delle sirene cinesi, magari... Il calciomercato è così, diciamo, no? Ma tu veramente pensi che... Allan. Pensi che la prestazione di ieri sia stata influenzata da questo? Ma secondo me sì, un po' di malcontento c'è stato, forse lui magari aspirava al cambio di squadra, l'ingaggio era faraonico, quindi magari secondo me c'è stato questo calo di... psicologico più che fisico. Diciamo che per cercare in qualche modo, come dire, di distrarci da questa, da questo avvenimento, cioè, tu non trovi che fai il gesto, perché tutto lo puoi fare a maggio, quindi adesso non puoi dire mai più niente. Ecco, non puoi nemmeno esprimere, diciamo, allora, voi che siete appunto i gestori di questo bar storico del Rione Traiano, vedo che appunto avete già, diciamo, predisposto tutto l'occorrente per il carnevale, quindi cioè, abbiamo le chiacchiere e il sanguinaccio, ma io so che il vostro, diciamo, cavallo di battaglia, cioè perché uno dovrebbe venire qua, cosa deve assaggiare assolutamente? Il babà. Ok, allora portami a vedere il babà, che non è, sembra una cosa porno, ma è assolutamente una cosa innocua. Vieni che ti faccio il babà. Vai, ecco, quindi perfetto. Quindi chiaramente è una cosa importante, che il babà è una cosa seria, come diceva Marisa Laurito. Salve, buongiorno. Salve. Allora, al babà, no? Ok, allora questo è un tipico babà napoletano, giusto? Quindi... questi sono, diciamo, quelli classici, e questo, diciamo, è quello tra virgolette farcito. Una misura differente, giusto per, insomma, per la richiesta. È il nostro cavallo di battaglia, nel senso che comunque è uno dei vostri primi dolci. E poi la pasticceria effettivamente si vede dal dolce per eccellenza, poi dando il babà. Ecco, quindi se una pasticceria è buona, se un pasticcere è bravo, si vede dal modo in cui fa babà, come il pizzaiolo dalla marinara, il... Bravissima, brava, vedo che sei preparato. Allora, ma diciamo una cosa ai lettori del mattino che in questo momento ci stanno seguendo. Se appunto qualcuno volesse tipo venire ad acquistare un babà per portarlo a casa, deve fare qualche prenotazione, no? No, viene qua, lo trovo quasi sempre. Perché quando siete aperti? Sempre, tutta settimana, solo la domenica pomeriggio chiusa. Dalle 4. La domenica pomeriggio no, tutto il resto invece siete sempre aperti. Tutta la giornata. Quindi potete venire qua e acquistare. 5 del mattino alle 9 di sera. 5 del mattino alle 9 di sera, quindi avete tutto il tempo che volete per acquistare babà, e non solo, perché vi faccio vedere qua, ci sono appunto tantissime altre torte, tipo questa è una ricotta e pera, giusto? Come vedete, sono una persona molto... Questo è cheesecake, e quindi chiaramente c'è tutto quello di cui avete bisogno per ingrassare e chiaramente risolvere questo piccolissimo problema dell'uscita del, appunto del Napoli dalla Coppa Italia. Ok, tra l'altro io volevo raggiungere, anche c'era una persona che è arrivata, tra l'altro il presidente di una associazione di tifosi del Napoli, che adesso andiamo a incontrare, non lo chiamo... che è venuto con la mimetica, pronto per la battaglia, chiaramente, di sabato. Stai facendo una pusteggia? Ah, ok. No, perché se è una pusteggia io mi taccio, perché... un po' di pubblicità. Grazie mille. Allora, tu come ti chiami? Mario. Allora, Mario, tu so che sei venuto qui per dire delle cose. Allora, innanzitutto, tu sei il presidente di un... La Napoli Fan Ti Fa Amore, mi occupo pure io di alcune trasmissioni, tengo un blog, faccio un po' di cose. È marketing con il Napoli e con il mio marchio. Perfetto, allora tu come hai reagito, diciamo, a questa sconfitta di ieri? Allora, come ho reagito a questa sconfitta? Se hai reagito, perché io francamente sto ancora impressionato. Come tutti i tifosi, dobbiamo combattere, dobbiamo sempre alzare la testa. Infatti, perciò sei venuto, diciamo, con l'abbigliamento. Oggi mi sono vestito
mimetico perché dobbiamo farci forza, è sempre il Napoli, sta sempre nei nostri cuori, dobbiamo reagire. Purtroppo è un momento no della nostra squadra, un momento no che i giocatori forse hanno la testa da qualche altra parte. Allora, quindi pure tu sei dell'idea che il calciomercato stia influendo, diciamo, sulle prestazioni? Allora, il calciomercato fino a un certo punto, perché secondo me i giocatori questi qua sono ottimi, fanno squadra, vanno d'accordo e insomma è una bella squadra, perché non è che solo comprando i calciatori si vince qualcosa. Secondo me, ahimè che io lo voglio bene il presidente, ne abbiamo anche parlato alcune volte. Gli diciamo una notizia, c'è cioè qualcuno vuole allora, bene a De Laurentiis? Sì, sì. Ah, vabbè, allora. Perché prima qua c'è stato tutto insieme, diciamo, di... Al suo carattere, la prima cosa che dovrebbe fare deve avere una persona che gli cura la sua immagine. Non dovrebbe... Barbiere oppure no? No, la sua immagine, mi spiego meglio, dovrebbe un comunicatore, perché pure Lombardo... Diciamo, Nicola Lombardo? Fino a un certo punto, però non lo fanno parlare. Però parliamo invece, ma al di là, diciamo, di questo aspetto che pure è molto importante, quello comunicativo. Però se tu fossi Ancelotti oggi, che cosa faresti per sabato, in vista della partita di sabato? Cioè tra pochi giorni. Allora, la partita di sabato è vinta. Pure quella di ieri doveva essere vinta. Quella di ieri non è stata vinta per ovvi motivi. Allora, io ti posso dare dei consigli. La prima cosa... un aspetto tecnico, allora i biglietti, i settori inferiori devono costare di meno, che col pubblico si vince, primo. Più ragazzi allo stadio, collaborazione con i club, che io coordino anche i club nei distinti, già stanno facendo qualcosa, ma si deve fare molto di più. Secondo me solo così si inizia a vincere e poi contare più sul palazzo, invece di criticare il presidente del Frosinone e altre cose. Quella è stata una caduta di stile, ieri il Napoli si è dovuto in qualche modo tenere la contro, diciamo, battuta del Frosinone. Perché il presidente è un provocatore e un vulcanico, però... Però invece parliamo di campo proprio, cioè del rettangolo di gioco. Tu cosa cambieresti del Napoli che abbiamo visto sabato e ieri in vista della partita alla Samp? A me mi dispiace dirlo perché sono molto amico di Lorenzo, di Insigne, però Insigne adesso... Però diciamo, tanto non ci... solo qualche milione di lettori... Tanto io gliel'ho detto, abbiamo mandato anche un messaggio... Ma un messaggio per dirgli che sono andato a... No, spero di no, perché magari... Però parli troppo, devo parlare? Vai. Vabbè, abbiamo un gruppo. No, deve stare un po' a riposo, secondo me dovrebbe giocare Mertens a questo punto e poi puntare sempre ancora su Milik, perché ieri è stato anche fortuna, perché il Milan ha due passaggi, hanno fatto due reti. Purtroppo il Napoli in difesa ha traballato un po', ma sono partite che capitano. Quindi secondo te non è una scia negativa, c'è solo la partita di ieri che è andata un po' così? Ma siamo sempre disfattisti. Quando no, non è una domanda. Per me il Napoli sta andando bene, dobbiamo continuare così, ti faccio vedere. Allora, sabato vinciamo 2-0, ve lo potete anche... Vai, marcatori! Pure i marcatori voi? Sì, allora, siamo a fama, fa buono. Allora. Sabato il Napoli vince 2-0, marcatori? Allora, io dico che marcatori è Milik e Zielinski. Milik e Zielinski, sarebbe una grande notizia che Zielinski non tira sul portiere, quindi... magari. Io ti posso dire una cosa, io non gioco, però vinco sempre quando do i risultati. Allora non giocare, manco sta voto tu. Okay. No. Manteniamo tutte le cose scaramantiche. Allora, quindi Napoli sabato 2-0, gol di Milik e di Zielinski. Nel caso in cui doveste vincere, venite da? Mario Salvin. Ok, ma c'è un blog, un sito al quale... Napolifan.it o Club Napoli Fan Tifi Amore, settori distinti, o mi devo fare ancora più pubblicità? Posso? Non lo so, allora. se prevede, diciamo, delle cose fisiche, no. E dovete acquistare i prodotti Calcio Napoli a via delle Pomeo 141. Ok, benissimo, quindi se dovete, diciamo, ma tu hai comprato da lui? Ah, ecco, quindi c'è anche... ok, quindi è tutto, diciamo, in zona, la zona flegrea, diciamo, chiaramente il Napoli è in casa qua, va bene. Allora, io vi ricordo quindi, se Lucio è d'accordo, che il mio validissimo operatore, anche lui molto depresso per questa sconfitta. Allora, noi ci rivediamo con Mattino dei Tifosi domenica, perché il Napoli appunto gioca sabato pomeriggio, vi ricordo, a San Paolo alle ore 18, quindi in questo fantastico anticipo, diciamo, pomeridiano di sabato. Noi però nel frattempo da qui, dal
Rione Traiano e quindi dal caffè Liano vi dobbiamo salutare e vi diamo appuntamento quindi a domenica. Dove saremo non lo sappiamo, per saperlo dovete o leggere Il Mattino o appunto seguire le pagine Facebook, Instagram e Twitter del Mattino, oppure appunto acquistare Il Mattino in edicola. Per adesso, con la morsa nel cuore, si può dire, no vabbè, con un po' di tristezza, ma da domani ci riprendiamo. Da qua vi salutiamo e Forza Napoli sempre.